sono qui. Era il 2014, Arisa vinceva il Festival di Sanremo con il brano Controvento. Da allora ad oggi solo cantanti uomini sono riusciti a trionfare sul palco dell'Ariston, eppure sono tante le cantanti che abbiamo visto esibirsi con successo in tutti questi anni, da Madame ad Elodie, da Giorgia a Noemi ed Elisa. Che sia finalmente questo l'anno buono delle donne? Se lo domanda anche Amadeus, al quale non dispiacerebbe affatto se in questo suo presunto ultimo festival, il quinto per l'esattezza, fosse proprio una donna ad essere celebrata. Io sarò dalla tua parte. 9 le cantanti in gara, tra queste un esordio d'eccezione lo farà Alessandra Amoroso, ma anche la giovane Angelina Mango, figlia d'arte, con un brano sulla noia e la velocità del tempo. Mio padre è esordito su questo palco 40 anni fa più o meno. Mi lega molto questa cosa sicuramente a lui, perché è un luogo non sconosciuto. La rapper milanese Rose Villain, il cui testo parla di un amore totalizzante e in parte oscuro. L'icona del body positivity, Big Mama, Clara, cantante e attrice della fortunatissima serie Mare Fuori. Che cosa vuoi da me? Che cosa vuoi da me? E poi 4 grandi ritorni, Fiorella Mannoia, ma anche Loredana Bertè, la cui canzone è un grido liberatorio all'amore e alla vita. Poi Emma e la regina delle classifiche, Annalisa. Pazza! Ma a chi ti riferisci? A me. A te? Certo. Ma noi siamo tutti un po' pazzi. Io sono proprio autobiografica. È stato un anno bellissimo, cosa si prova? Devo dirti, si prova tanta gioia, tanto orgoglio, anche un po' di ansia alla prestazione. E forse non ritorno in me, ma niente panico. A pochi giorni dall'inizio della kermesse, per i bookmakers la vittoria sarà una lotta tutta al femminile tra Annalisa e Angelina Mango, candidata al podio anche Alessandra Amoroso. Insomma, il leoncino d'oro potrebbe tornare nelle mani di una donna dopo ben 10 anni. Questo palco è una croce, una delizia. La stessa Fiorella Mannoia, con il suo pezzo Mariposa, inno contro la violenza di genere, ha dichiarato: vado a Sanremo nel nome delle donne. Che sì.